sia ricco di proposte, di contenuti. Forse dobbiamo un po' riabituarci, dopo tanto tempo di politica in televisione, di riprendere la piazza, cioè la polis, e di confrontarci e riflettere assieme. Dal mio punto di vista c'è un filo conduttore politico tra il caso BIM, la provincia e la caduta del governo, seppur in diversi livelli, ed è una questione che riguarda soprattutto il metodo, cioè come noi cittadini, come politici, concepiamo il fare politica, che deve essere al servizio della cittadinanza. Questo Consiglio Comunale ha dimostrato che siamo in grado di discutere, di confrontarci e di arrivare poi, ci auguriamo, a una sintesi con l'ascolto ovviamente di tutti i contenuti che sono arrivati. Dicevo, la politica aperta all'ascolto della società, che ne comprende i bisogni, non deve essere autoreferenziale e deve essere lontana da qualsiasi pretesa di invadenza e di lottizzazione. Il pluralismo è una ricchezza ed è quindi bene scegliere il confronto democratico come metodo per cercare poi sintesi che devono essere ovviamente condivise. Favorire quindi la trasparenza in ogni ente e soggetto politico e avere percorsi decisionali che comprendano tutte le parti. Io penso che dobbiamo prendere insegnamento dai due referendum, quello sull'acqua e naturalmente quello dei referendari della nostra provincia, per dire come i cittadini hanno scavalcato la politica, hanno richiesto alla politica di muoversi perché c'erano bisogni concreti a cui rispondere. E allora, brevemente, io ritengo che il BIM sia nato con gravi difetti di metodo. È stato un soggetto non permeabile alla partecipazione dei cittadini, dove coesistevano controllati e controllori. Un potere anche discrezionale nelle scelte, dove si è costruito un consenso istituzionale e politico, pur avendo avuto anche in qualche situazione una possibilità di mettere insieme risorse per la provincia. Io non vado a narrare tutta la vicenda della diatriba fra l'ex presidente della provincia Bottacin e il presidente Roccon, in cui il presidente Bottacin chiedeva il bilancio e il BIM non lo dava, e poi nessuna risposta a questioni poste dai sindaci. Ma l'orgoglio di appartenere a questa comunità, a questo consiglio comunale, perché per la prima volta Ponte nelle Alpi, su mandato anche di questo consiglio comunale, in sede di assemblea ha posto tutta una serie di questioni che sono state lette dall'assemblea dei sindaci. Se qualcosa si è smosso, questo deve essere un grazie dato a questo consiglio comunale e a questa comunità che ha voluto dare degli indirizzi precisi. Questo comune si è astenuto nell'assemblea del BIM alla lettura del bilancio, proponendo altre cose. Quindi da Ponte nelle Alpi parte, e io mi auguro che tanti altri consigli comunali in questa provincia lo facciano, pur nella difficoltà di gestire, voglio dire, un consiglio comunale aperto, che però è il sale della democrazia, quindi che si riportano le voci attraverso un mandato anche dei cittadini, oltre che del consiglio comunale. Alcune proposte che sono anche mie, e vado a chiudere brevemente, anche se ci sono tante altre cose da dire, ma per essere concreto. Innanzitutto, dal mio punto di vista, l'azzeramento dei vertici BIM, perché si è creato un blocco di potere che non è funzionale alla gestione, non solo di BIM GSP, ma dell'intero sistema mondo di BIM. La responsabilità che deve essere data, come qualche altro intervento ha sottolineato, alle amministrazioni che hanno votato il bilancio, perché i sindaci devono essere informati, compresi tutti i consiglieri comunali, di ciò che accade all'interno delle società partecipate. Dal recupero del disavanzo e del buco BIM attraverso l'attivo del BIM Consorzio. Tagli
sulla macchina BIM, razionalizzazione, ma io penso che questa provincia riceverà a breve anche i fondi Letta e Trancher, che andranno a comuni che hanno già avuto dal BIM, che hanno già avuto con altre leggi, e quindi in una condivisione generale di questa provincia cercare di non tassare i cittadini con questi 100 euro, dal mio punto di vista non è giusto che direttamente si facciano pagare i cittadini, ma debbono pagare le amministrazioni con questi fondi che arrivano dal governo e dalla regione per colmare il buco. Grazie.